Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Vi pongo sempre la solita domanda: come state? Mi auguro tutto bene. Vi dico subito, così non divento ripetitiva, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto attivate la campanella perché è importantissima per sapere quando metto online un nuovo video. Questo soprattutto per coloro che non mi seguono anche su Instagram, per cui se volete seguirmi anche là mi trovate sempre sotto Ella Fashion. Qua sotto nella descrizione trovate tutti i link ai miei social, in più tutti i link ai prodotti che vi farò vedere in questo video in collaborazione con Shein. Ringrazio sempre questa azienda perché mi dà modo, insomma, di scegliere tantissime cose, sono tutti i prodotti che mi hanno omaggiato e questa volta vi farò vedere sia cose per la casa che abbigliamento. Questo è il pacco di Shein che mi è arrivato da qualche giorno, ho avuto tempo solo adesso di registrare questo video. Mi raccomando, non perdete tempo perché adesso ci sono i saldi primaverili che non erro, partono addirittura da un centesimo, cioè trovate davvero di tutto in tantissime categorie e prodotti con tutti i prezzi possibili immaginabili, e se non ricordo male c'è addirittura la spedizione gratuita, c'è un tempo limitato, per cui ragazzi, se volete acquistare qualcosa da Shein, direi che è il momento adatto. In più avete un 15% che sommate a tutti i prodotti che loro hanno già scontati, che è questo, per cui mi raccomando segnatevelo e comunque lo trovate sempre in descrizione qua sotto. Allora, io pesco random e vi faccio vedere, comincio subito con delle cose per la casa. Queste sono delle tovagliette, hanno tantissime cose anche proprio dedicate alla tavola. Ci sono bicchieri, ci sono sette di posate, ci sono appunto tovagliette, tovaglie. Non sapevo davvero cosa scegliere, in più in questo momento penso che l'abbiate anche capito un po' dallo sfondo, che sto cambiando un pochino casa. È un periodo un po' di cambiamento, un po' in generale, e per cui sto cercando anche qualcosa di nuovo apposta proprio per abbellire la casa. Mi sono innamorata subito di queste tovagliette, guardate che meraviglia. Come vi ho appena anticipato, ne avete anche di altri colori, ne avete anche con altri bordi, altre stampe, addirittura ci sono, me ne ero innamorata, ero lì per prendere, ma ce l'ho in Wish, una tovaglietta fatta a foglia gigantesca che potrebbe essere utilizzata anche come centrotavola, stupenda, almeno dalla foto era bellissima. Per cui insomma vi esorto davvero a guardare il sito di Shein se ancora non lo conoscete, ma penso sia impossibile. Sono tre, ovviamente siamo in tre noi. Ci sono anche tre. Comunque ci sono anche set più grandi oppure anche tovagliette singole. No, sono quattro, queste vi ho detto una bugia. Se vi piacciono comunque trovate il link diretto qua sotto. Guardate che belle, con il bordo dorato. Stupende, stupende. Credo che siano proprio in paglia, queste proprio a toccarle. Non credo che sia plastica. Comunque dopo eventualmente controllo anch'io la descrizione, però non mi interessa. Sono bellissime e morbidissime. Sempre random, peschiamo qualcosa di abbigliamento. Qua abbiamo una taglia M. Non mi ricordo che cosa c'è. Adesso andiamo a scoprirlo insieme, perché ho preso qualcosa anche per Emma, ma le uniche due cose in realtà non sono... cioè sono senza busta perché le ha già messe, è già lavate, è già messe anche un paio di volte. Stamattina l'ho minacciata perché la stava per indossare nuovamente per andare a scuola, gli ho detto: ma molla qua tutto perché devo farlo vedere alle ragazze. Questo è un pantalone che avevo preso per me, eccolo qua. Dopo comunque vi faccio passare i video dove li indosso. Qua abbiamo la culisse. È un pantalone che scende dritto, vederlo comunque dopo vi ripeto, mentre ve lo spiego vi faccio passare le immagini, e abbiamo anche la sua cinturina. Sul fondo del pantalone abbiamo anche il risvoltino, che a me non dispiace perché lo faccio spesso anche con i jeans. È morbidissimo, mi auguro più che altro che vesta bene come tutti i pantaloni che di solito mi faccio mandare da Shein, e come vi ricordate sono sempre in taglia M. Questi invece sono i due capi che si è scelta Emma. Restano pochino, sono due S prese nella classica sezione donna, per cui ecco, fate conto che vestono davvero poco, ve li farò vedere indossati da lei. Contate che deve ancora compiere 13 anni, Emma è bella alta ma mingherlina, per cui insomma valutate un po' la misura qualora vi piacessero. Scusate ma qua c'è la finestra che fa riflesso. Comunque è nera, si apre completamente perché ha la cerniera e ha questa stampa sulla parte davanti.
morbidissima, super stretch, sono capi che ho lavato penso già 3 volte, non si sono mossi come sempre, per cui insomma i tessuti sono davvero buoni, quelli di Shein. Il pantalone è una taglia S, è particolare perché ha questa sorta di cintura proprio super elastica qua in vita e scende a zampa. Emma è in fissa con i pantaloni a zampa, comunque ve lo farò vedere direttamente su di lei dove vi renderete sicuramente meglio conto di come vestono. E la passione per gli orsetti del cuore o Carl Bears, vi ricordate che nella haul precedente mi ero fatta mandare il set di pennelli, adoro, sono stupendi ragazze, li ho strausati, lavati, sono perfetti ancora, credo che ci siano sempre sul sito di Shein, andate a controllare. E questa volta no, vabbè, ma vogliamo parlare solo del pack, ossia del sacchettino dove è contenuto che cosa? Il pigiama. L'ho preso in taglia M, meno male, avevo paura di aver preso la taglia S, più che altro per un discorso di cintura, perché a me la S tira sempre nei pantaloni di Shein, per cui ti prendo sempre in M. No vabbè, adoro. La bellezza, oddio che meraviglia, no vabbè, c'è anche la stampa sulla schiena, posso dire doppiamente adoro, soprattutto per coloro che mi seguono da tempo, che sanno che la Ela impazzisce per tutte le maglie, le giacche che hanno le stampe sulla schiena, no vabbè, guardate la meraviglia, forse è un po' scollatino, ovviamente prendendo una M non è che posso pretendere granché, perché di solito io ho una SXS nella parte alta, però avevo paura per la cintura del pantalone, comunque questa è la maglia, no vabbè, adoro, bellissima, e questo è il pantalone, ma adesso andiamo a provarlo, no, ma forse va anche bene perché io odio tutto ciò che mi stringe, soprattutto di notte a letto, per cui è bello morbido, guardate che bello, ha tutta la stampa sul pantalone, oddio è meraviglioso, questo proprio mi fa fare un bel tuffo nel passato, dove avevo vari giocattoli, anche cose forse per la scuola, tema orsetti del cuore, e ovviamente guardavo i cartoni animati che adoravo. E sempre degli orsetti del cuore, che cosa ho scelto? La cover. Mi serviva una cover nuova per il mio iPhone, che cambierò sperando che non gli succeda qualcosa prima. Cos'è? Dovrebbe essere settembre, l'uscita dei nuovi iPhone, non lo so, comunque intanto mi serviva una cover perché quella che ho adesso ormai è distrutta, me l'aveva mandata Stationery Pal mesi fa, per cui no vabbè, come potevo non prendere questa cover, non vedo l'ora di mettere, dopo magari ve la faccio vedere anche su Instagram, guardate la meraviglia. La cover appunto con gli orsetti del cuore, qua dove c'è la fotocamera c'è proprio il cuoricino. Morbidissima, perché io amo le cover morbide, non voglio quelle rigide, perché le poche volte che le ho utilizzate quando mi cadeva l'iPhone rischiavo sempre che si rompesse, a differenza di queste cover morbide che a parer mio tengono l'iPhone molto più riparato da eventuali cadute, per cui insomma sul sito se vi piace trovate anche la cover per vari modelli insomma di iPhone. Poi ho preso, sì, ho voluto scegliere un paio di occhiali da sole, me ne ero fatti mandare altri anni fa, mi sono sempre trovata benissimo, stiamo parlando di occhiali da sole ovviamente non eccellenti, vero, però sinceramente mi sono sempre trovata bene, non li utilizzo in piena estate sotto il sole, però volevo togliermi lo sfizio di provare questo modello che adesso vi faccio vedere, tra l'altro vi mostro anche che è munito della sua custodia, che credo sia un occhiale ispirato al Saint Laurent, non vorrei dirvi una stupidaggine, però magari mi starà da cane, poi io ho un viso anche un po' particolare per non parlare del mio naso, però vabbè, apro e chiudo parentesi, ognuno di noi si vede mille milioni di difetti, per cui insomma, vabbè, ho detto proviamo, invece di acquistarlo originale, che non credo che avrei mai fatto perché è un occhiale molto particolare, adesso lo vedrete, però volevo insomma togliermi lo sfizio e usufruire di questa opportunità che avevo per scegliere insomma un qualcosa da Shein e prendere un occhiale da sole. Ela e la passione, l'amore per tutto ciò che è cuore. Ho voluto provare insomma a prendere questo occhiale
che credo di sicuro andrà stretto magari qua sui naselli perché vedo che sono larghissimi. E è un occhiale ispirato ai Saint Laurent, ve lo ricordate? Non lo so, questo è. Adesso magari mi starà da cani, faccio anche specchio. Questo è l'occhiale. No, vabbè. No, vabbè, non ridete. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate, soprattutto come me lo vedete, a parte il riflesso che è tremendo. Comunque, vabbè. No, dai, non è nemmeno tanto da stringere, sapete? Perché si blocca, strano, perché io ho il naso piccolissimo qua, nel senso stretto, e dopo si allarga sotto, vabbè. Comunque, questo è il modello. Che dite? Continuiamo con l'abbigliamento. Questa in taglia M, per cui è per me. E non mi... Ah, una camicia di jeans o un giubbino di jeans. Ela e la passione per il jeans, che tra l'altro quest'anno è tornato molto di moda, va tantissimo. È una camicia, sì, camicia barra giacca direi. E io amo, ragazze, magari c'è chi le odierà, le maniche fatte così a sbuffo. Cioè io le adoro, che siano sulle giacche, sulle camicie, sulle magliette. Io ho sempre adorato proprio la spalla con lo sbuffo qua. Mi ricordo che questa, chiamiamola camicia, c'era anche in versione più chiara. Sono contenta di averla presa invece in questo lavaggio più scuro. Spero che mi vada, ma direi di sì. Direi di sì, sembra un po' larga, ma ve lo dico in ogni video che in mano mi sembrano larghe le cose, poi quando le indosso invece sono perfette. Spero che sia bella, appunto, come adesso vista così, tirata fuori con voi dal sacchetto. Adesso la proviamo, comunque aspetto tutti i vostri commenti, mi raccomando, perché voglio sapere anche la vostra opinione riguardo a tutto ciò che vi mostro nei video, per cui sbizzarritevi e scrivetemi qua sotto che cosa ne pensate, eh? Mi hanno mandato poi questo. Che cos'è? È un dispenser per il sapone. Guardate che carino e secondo me funzionale. Solito discorso, ne avevano altri con altri colori più grandi. Poi in Wish ho messo anche un porta spazzolini da bagno, sempre da attaccare a parete. Dico, perché ho detto sempre, questo non è da attaccare a parete, comunque da attaccare alla parete. E magari lo potrò scegliere in un nuovo ordine, adesso vediamo, perché ho la wish list di Shein che è veramente enorme, ho tantissime cose e tante per la casa, non ve lo nego. Comunque questo è un dispenser che guardate, è munito anche della sua spugnetta. Come funziona? Praticamente mettete il sapone all'interno del contenitore trasparente. Qua sopra vedete che ci sono questi forellini dove voi poggiate, insomma, la vostra spugnetta, andate a fare andate a schiacciare proprio, e da sotto preleva il sapone che poi andrà a contatto diretto con la vostra spugna, per cui avrete direttamente il sapone già imbevuto nella vostra spugnetta. Guardate che carino, cioè io lo trovo davvero carino e utile, ecco, allo stesso tempo. Shein davvero mi fa conoscere delle cose utili, oltre che pucciose e belle, posso dirlo, perché ho dei capi d'abbigliamento di Shein che hanno tantissimi anni, che li strauso, sono perfetti, e molte volte mi viene chiesto, insomma, dove li abbia acquistati, per cui posso dire che da Shein trovate cose utili, pucciose per quanto riguarda il mio gusto, carine e ma di buona qualità. Non voglio dire ottima, però buona qualità sì. Direi che abbiamo svuotato, sì, il pacco, manca un ultimo capo in taglia S. Sì, ve l'avevo anticipato nell'altra haul, dove mi ero fatta mandare due camicie, ve le ricordate? Quella bianca e quella rossa. Benissimo. Quella bianca mi è piaciuta talmente tanto che mi ero fatta mandare però in taglia M e è un po' larga, soprattutto qua di collo. Per cui questa volta ho voluto farmela mandare anche nera, però in taglia S, che sicuramente mi andrà meglio. Adesso non so per quanto riguarda la manica, perché era già abbastanza giustina la M, però a me piace portare, come vedete, le maniche a tre quarti, io le rimborso, però era troppo larga veramente qua nel collo, per cui l'ho presa uguale.
adoro questa camicia, ragazze, la adoro, la lavate, la mettete in 3 secondi, la stirate, soprattutto se avete poco tempo come me e utilizzate il ferro verticale. Che gran scoperta, che gran facilità proprio nell'utilizzare quel ferro da stiro. Questa camicia è stupenda, per cui oltre a quella bianca che tengo lo stesso anche se è un po' larga, ho voluto insomma farmela mandare anche nera, che sicuramente mi andrà meglio. E non vedevo l'ora che mi arrivasse, perché sapete che io amo il nero, io veramente ho il total black inside, però insomma contentissima, davvero contentissima di questa camicia, veramente stra contenta. Vi straconsiglio, se vi piace il genere, vi piace insomma una camicia in questo stile con questa rouge, perché prendetela in tutti i colori, è versatilissima, è bellissima, è fatta davvero un figurone quando la indossate, perché è bella, veramente fatta molto molto bene, veste da Dio. Il video di Shein termina qua, mi auguro che vi sia piaciuto. Mi raccomando, non dimenticate il codice sconto, perché davvero mancano pochissimi giorni a questi super saldi insomma di primavera che vi offre Shein, con tantissimi prodotti, credo un po' in tutte le categorie. Avete controllate comunque, credo di non sbagliare, appunto la spedizione gratuita, in più con questo codice sconto che vi lascio, trovate in descrizione, un 15% in più. E nulla, spero che il video vi sia piaciuto, grazie per averlo guardato, avermi fatto compagnia, ce la siamo fatte un po' a vicenda come sempre. Vi mando un grande abbraccio, ci vediamo prestissimo in un prossimo, ciao a tutti!